Dopo tanta sofferenza, il Ponte delle Filande oggi apre, o meglio, dovrebbe aprire. Sì, diciamo che abbiamo sofferto un po' in questo periodo, però non ci siamo mai arresi. Quando una cosa è tua cerchi di portarla avanti comunque, ci siamo inventati di tutti per tirare avanti e abbiamo sperato. La non apertura di martedì ci ha buttato di nuovo nell'oblio, però oggi grazie al comunicato stampa e diciamo a tutti quelli che stanno per arrivare per questa apertura siamo abbastanza positivi, speriamo che si apra. Senti, si festeggerà con prosecco, eh? Prosecco e rustici offerti da noi, perché ci siamo fatti talmente tanti soldi in quest'anno e 107 giorni che ce li abbiamo e offriamo anche, no, è una battuta per carità, però per noi è una nuova inaugurazione, veramente abbiamo sofferto, sono 13 anni che siamo qui sul territorio e è veramente importante, è commovente quasi questa riapertura. Presidente, ci siamo, a Tripalda e Avellino ritrovano il Ponte delle Filande, qualche ritardo sul cronoprogramma, però ma devo dire nemmeno più di tanto, io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, si aspettava da una trentina d'anni forse questo intervento. Io ricordo che col sindaco, il consigliere provinciale Mazzariello sono stato qua in occasione dell'ennesima esondazione delle fenestrelle e allora si è deciso effettivamente che fosse necessario appostare i fondi, programmare, progettare e finalmente abbiamo realizzato quest'opera. Ci siamo visti qui questa estate quando è stato posato la struttura in ferro e occorreva però completare il lavoro, anche diciamo la sistemazione circostante, e mi sembra che il lavoro sia poi ben riuscito, quindi mi dispiace per i disagi che ci sono stati, però a questo punto il problema è risolto definitivamente. Vorrei anche dire un'altra cosa, molti forse semplicisticamente hanno ritenuto che fosse un intervento di poca importanza, in realtà da un punto di vista tecnico presentava delle difficoltà oggettive, la presenza dei sottoservizi piuttosto che l'allargamento della sezione del ponte, ma anche i lavori fatti nell'alveo e quindi diciamo una certa complessità. 14 mesi, intervento realizzato, finalmente due importanti comunità, un'arteria importante viene ripristinata e riaperta al pubblico. Sorridete! Auguri! Questo sì che è una botta! Che l'era ieri, è venuta una poco. Thank you.